Buongiorno a tutti. Allora, mi sono messa un attimo in giardino, sì, qui ho il portacellulare perché quando imbraccio Riccardo e tra chiave e cellulare, siccome ho dei pantaloni che non hanno le tasche, e allora mi sono comprata sempre su Amazon questo qui in modo che mi rimane appeso, che diciamo bisogna stare attenti perché cioè, ti si può impigliare a qualcosa le maniglie delle porte. A me spesso capita con qualche bracciale che mi si è rotto in questo modo, però insomma, poi uno ci fa l'abitudine e ci sta attento. Ecco. Allora, vi volevo far vedere le borracce che ho comprato su Amazon che mi sono arrivate. Ho speso 60 euro, qualcuna è costata 14 euro, qualcuna 16, insomma. Voglio dire, la spesa totale è stata 60 euro e spicci, e vi volevo far vedere. Allora, sono arrivate in due confezioni, una questa, così, con questa borraccia nel cartone. Partiamo subito da lei, bellissima. Infatti questa mi sa che gliela frego e me la porto a scuola, bella bella, perché in realtà io ce n'ho due che si svita proprio tutto il tappo e ci si attacca e si beve. Invece questa è praticissima, anzi tutte e tre, tutte e quattro, perché hanno la cannuccia. Puoi con una mano, senza svitarlo, quindi con una mano apri il tappo e bevi, e sono molto comode. Allora, vedete, viene tutta impacchettata così. E questa è termica, le altre no, ma questa sì, vedete, bellissima. Questa è la scelta mia figlia, tra le varie che gli ho selezionato. Credo che sia 600 ml, mi sembra di sì, credo che sia 600, ora non ricordo se... Allora, non c'è scritto quanto è, mi sembra comunque che sia 600, ora forse è scritto qua, non lo so, però mi sembra di sì. Vabbè, allora praticamente è comodissima perché è di metallo, poi si sblocca così, quindi c'è questa linguetta che si sblocca così e poi c'è il pulsante, zac, ed è così, cioè è favolosa, favolosa, favolosa. Mi piace tantissimo, pesicchia un pochetto, però secondo me è praticissima, è proprio carina, mi piace un sacco. Poi andiamo a vedere l'altra scatola, quello che abbiamo preso. Allora, continuo sempre con le cose che ho preso per Virginia. Allora, questa borraccia che è della Fringo, e questa è 600 ml, mi sembrava di meno, invece è 600 ml, quindi forse questa è un po' di più, forse quella è 720, non mi vorrei sbagliare, ma credo che quella sia 720 o 7. Allora, o 700, 720 o 700. E quindi allora andiamo qua, pure c'ha il gancetto così, che sentite si richiude e poi si apre semplicemente così. Questo è il blocco, tatam, e anche questa si apre così, molto molto carina, e ha la cannuccia, vedete, ha la cannuccia questa qua. Quella non lo so, non ho guardato, non l'ho ancora aperta, non l'ho lavata, e quindi lo farò dopo. Poi per Riccardo invece, e ho preso questa borraccia sempre fatta, questa è della Ioneid, Ion 8, vabbè, 600, no, questa è 400, scusatemi, questa è 400, quel gancetto ce l'ha così, e poi sempre così, sac, e sac, e questa ha, vedete, in questo modo, e fa anche questa carina, e ora la spacchetto. La spacchettiamo perché in realtà ovviamente ormai mia figlia è talmente abituata al corriere quotidiano che ogni volta che arriva un pacco lo vuole aprire subito, quindi io l'ho già spacchettato perché l'ho aperto con lei. Allora, vedete, questa è l'etichetta, molto curata devo dire, e questa è la fantasia con il trenino con gli animali, mi piaceva tantissimo. Rispetto al calcio, agli squaletti, insomma tutte le altre cose, i gatti, così, questa mi piaceva veramente tanto, tanto, tanto.
e questa per la scuola. O comunque, vi ripeto, adesso che vado al parco sono sempre in giro. Allora, e quest'altra, sempre della Yonex, vedete così, l'apertura sempre sicura e così, anche questa così. Queste non sono termiche, però voglio dire, non fa nulla. E adesso andiamo a scartare. Ovviamente, vedete, ecco i dinosauri, che erano dei dinosauri carini, perché ho visto certe borracce con dei dinosauri un po' troppo aggressivi, che dico, ma anche no, c'è tempo, perché voi lo sapete, forse ve ne ho già parlato, che io... La cosa che non mi piace dei maschietti è che poi porteranno tutte queste magliette con questi animali veri, quindi dinosauri, squali. Oddio mio, già ho paura al pensiero. E quindi eccola qua. Vedete che carina. E questa è 600. Sì, è 600 ml. No, devo dire che sono fatte benissime, grazie a Alessandra che me l'ha consigliato, perché in realtà io le avevo intraviste, però sai, fino a che non c'è qualcuno di fiducia che ti dice sì, compro, le sono valide, e tu sei sempre là che dici boh, quale sarà la migliore. E devo dire che eccole, vai, sono cadute, ma vabbè, non fa niente, tanto sono cadute sulla tovaglia, sono morbido, che questa plastica è un po' più ruvidina, diciamo, è un po' più tipo siliconata e quindi si prende meglio, secondo me questa è un po' più liscia e quindi non lo so quante volte cadrà questa, ma va bene, e quindi sono molto molto contenta, veramente queste due e quella termica rispetto a questa, che comunque ha dei disegni bellissimi, sono un po' più e di qualità forse, anche se questo ovviamente vince il pack, perché guardate, è carinissimo. Cioè, mia figlia adesso è in fissa con le sirene, però vabbè, pazienza, insomma, non c'era con le sirene come mi piaceva, quindi con le sirene bambine, tra virgolette, più manga, più pupazzette, no, e quindi ho detto vabbè, lasciamo perdere. E niente, questo penso che lo faccio venire un breve 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 video di chiacchiere, di niente, perché tanto sono già 8 minuti, quindi a voglia, insomma. Poi a me piacciono molto i video brevi, e perché magari non so, ho più tempo di seguirli, e quindi insomma mi piacciono di più. E adesso devo andare alla ASL, che devo fare delle cose burocratiche che online non si possono fare, perché io ci ho provato ieri tutta la giornata, ma non si riesce a fare, quindi niente, vado a stampare i fogli. Perdonate il mio giardino disastrato, disastrato, pazienza, però come si sta bene. Infatti sto rosicando perché c'ho quest'angolino qui, che dove c'è il tavolo, anche se l'abbiamo anche di là, noi mangiamo di là, perché qua all'ora del pranzo viene il sole, quindi no, però abbiamo messo il dondolo. Oddio mio, sarebbe stato proprio veramente un bell'angolo di paradiso. Ci rifaremo l'estate prossima. Sì, vero, mamma mia, speriamo che questi lavori finiscano. E quindi vi ringrazio di aver seguito il video, grazie ai nuovi iscritti, grazissime, e ci vediamo alla prossima, ciao!